signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Telenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kern. Stiamo per entrare in quella che è l'ultima selezione campioni di questa serata. E dato che è impossibile scrivere l'ultima senza scrivere l'ul, allora abbiamo i G2. G2 che ultimamente, diciamo, ci hanno dato di che pensare nei loro confronti, perché le loro performance non sono state veramente al top. Si sono generalmente coordinati male intorno a quello che è stato un cambiamento di meta che ha spostato totalmente la corsia inferiore da Aphelios e Senna. Però adesso sta tornando su quei due campioni e quindi si può anche pensare ai G2 che tornino agli antichi Fausti di quando li abbiamo visti esordire in questa stagione. I loro avversari, tra l'altro, sono tra gli avversari attualmente più morbidi all'interno della classifica europea, e stiamo parlando degli SK Gaming, team che, sarò sincero, vedo in un momento di stasi competitiva. SK non sono un buon team allo stato attuale, e rispetto ad altri non buon team come Vitality e Schalke 04, sono quelli che stanno faticando di più a dare segni di miglioramento. Quindi è un team che deve veramente ricominciare ad operare dalle basi. E purtroppo è sempre brutto dare la colpa a una persona singola, perché salvo non sia Jacktroll ovviamente, ma è sempre brutto dare la colpa ad una persona singola all'interno del team, perché vincere o perdere in competitivo è sempre un lavoro di squadra. Chiaro. Però a volte ci sono degli elementi che, vuoi perché non legano correttamente con i compagni di squadra, vuoi perché non si adeguano appropriatamente ad un determinato meta, non riescono a performare come magari facevano un tempo. E in questo caso sto parlando di Trick. Trick in giungla non sta riuscendo a performare affatto, anzi è proprio una facile preda per i suoi avversari, e spesso e volentieri il modo in cui giochi contro gli SK è: ok ragazzi, come bruciamo totalmente la giungla di Trick? Andiamo full Vietcong, andiamo full Napalm ovunque e distruggiamogli la vita e l'esistenza. Beh, il punto è che per quanto riguarda Trick sta faticando ad inserirsi sia dal punto di vista di uptempo nei confronti dei jungler nemici, sia proprio a livello meccanico. Quindi magari tornare alle basi proprio per quanto riguarda la giungla e cercare un Sejuani Duty da parte sua potrebbe essere in questo meta, o un Karthus Duty. Cercare qualcosa che proprio gli permetta di agire senza dover agire troppo. Sì, è molto facile uscirsene così. Il problema è che sono campioni che necessitano di una priorità di corsia. E questo vuol dire dare per scontato che qualcuno riesca a ottenere priorità di corsia onnipresente per proteggere Karthus contro i G2, che non vogliono quasi mai andare per corsie passive. Anzi, vogliono sempre interagire il più possibile in fase di corsia. Per adesso G2, oltre ad aver dimostrato a Grubbs che Sejuani non è un pick con il quale sono in grado di vincere, che quindi non va assolutamente mai più piccata, è un team che voglio vedere in questa 10.4. Ti ripeto, la giornata di oggi ci ha insegnato veramente tanto a livello di draft, perché l'Europa ha finalmente creato un suo microclima da zero. L'Europa è sempre stata la nazione più lenta ad adattarsi a determinate usanze di draft di altre regioni, ma l'Europa ha sempre poi proposto un suo take personale. Su questa patch invece l'Europa sembra essere partita col piede giusto. Giustamente vai a cambiare il ritmo della giungla, vai a cambiare il ritmo inserendo anche qualche tank in più, qualche nerf qui e lì, e cominci a capire come magari non devi giocare quelle cose centriche come Soraka che sono a top lane, ma puoi cominciare a concentrarti su dei pick che hanno funzionalità simili ma che ti permettono di aggiustare diversamente la draft. Che dire, signore e signori, sembra proprio che ci siamo. Andiamo, entriamo finalmente in quella che è l'ultima selezione campioni di questa serata. G2 Esports dal lato blu della draft contro ESK Gaming dal lato rosso. Eccoci qui, ladies and gentlemen, vedremo cosa presenteranno questi due team per andare a chiudere la giornata competitiva di oggi. G2 dal lato blu, ESK dal lato che deve bannare Ornn. Per adesso perma bannato in giornata, ma questo è qualcosa che ci si poteva aspettare. Wunder ha una barba leggerissima. Aspetta. Ha della peluria in faccia. Ecco, ok. Alla faccia sporca. Chiamare in mia presenza quella una barba è molto offensivo. Barbetta. V
Viene bannato Ezreal da parte dei G2 in apertura, quindi vogliono andare a limitare Crownshot in quello che è uno dei suoi migliori campioni. SK vanno a bannare Ornn dal lato rosso, ma questa è... bannano Karthus G2. Ti parlavo di come far giocare Trick, un campione poco pretenzioso dal punto di vista meccanico, potesse essere una chiave di vittoria. I G2 lo sanno e vanno ad agire su quello. E adesso vedremo l'ultimo ban da parte loro. Mi viene a pensare che vogliono tenere sotto controllo Trick, allora. Beh, sì. Il più possibile. Aphelios rimosso. Crownshot. I G2 far spiccheranno Senna. Probabile. E infatti viene bannata perché era la selezione... Vedi le loro facce tipo, no, ce l'hanno bannata. Pantheon, primo lock. Ok, vogliono giocare in la partita da 15 minuti, super aggressiva. Non vogliono perdere tempo. Pantheon va a dichiarare questo. Vuoi giocare la mappa, non vuoi giocare la corsia. La corsia la domini un attimo e poi vai in giro. Pantheon, soprattutto voglio vedere chi lo andrà a giocare. Perché ci sono alcune bizzarre iterazioni di corsia che vedono dei Pantheon in corsia inferiore ultimamente. Spero non sia questo il caso. Viene selezionata Xayah. Xayah Rakan? Beh, già di per sé Pantheon contro Xayah se la può cavare abbastanza bene, se ha un tempismo buono sul suo scudo. Alla fine la selezione sarà Xayah Rakan. Sensatissimo. Vai anche a limitare molto la draft avversaria inserendo Xayah Rakan adesso. Talia Pantheon e il duo è già pronto. E abbiamo anche Thresh. I G2 non stanno neanche pensando a cosa devono piccare. Talia Pantheon Thresh, che trittico assurdo. Almeno sappiamo che non è Talia Pantheon in bot lane. Almeno quello. Tu sottovaluti tantissimo il Thresh mid full critico di Perks. No. No, allora non mi sarei aspettato Talia Pantheon in corsia inferiore, anche perché contro Xayah Rakan è vero che l'inserimento è comunque difficilissimo da contrastare, però arriva Seth a completare il trittico vastaiano degli SK Gaming, che si assicurano così delle corsie neutralmente forti. Seconda fase di ban, vai a limitare la top lane, però potrebbe essere Pantheon in top lane. Miss Fortune, no, vai a negare la corsia inferiore, vuoi mettere in difficoltà Caps. Cos'altro potresti bannare per metterlo ancora più in difficoltà dopo Miss Fortune? Miss Keta. Cosa? Ezreal rimosso, Aphelios rimosso, Miss Fortune e Senna rimossi. Banni Tristana se vuoi andare in overkill sulla corsia inferiore. E a quel punto Caps... forse potrebbe arrivare veramente il momento di giocare Caitlyn. Oh mamma, quello sarebbe... bruttina a vedersi. Contro Xayah Rakan. Rakan può bloccare così facilmente il 90 caliber net. Arriva Trox come ban, in modo da garantire a Seth una corsia tranquilla. Giustamente il suo ruolo è quello di andare a dominare una corsia. Togliere Aatrox vuol dire togliere una lane in cui vai alla pari al 100%. Ultimo ban per i G2. È una draft curiosa per adesso. Stanno... bannando zone di comfort e poi scaling, rimuovendo anche Orianna. Quello è un bel ban, di fianco a Set e Rakan può funzionare molto bene. Kragas per la giungla degli SK Gaming. 1-3-1. Sì, 1-3-1, ma tante responsabilità sulle spalle di Trick per l'early game, Quello è vero, dipende molto dai G2, che comunque immagino a questo punto metteranno Talia in giungla. Sejuani duty. Ok. Parlavamo di Okartus o Sejuani? Sejuani. Quella è Fiora. Ok, che Fiora... è un bel matchup contro Seth. È molto divertente, ma non è così facile da eseguire come molti potrebbero pensare. Over su Zoe. Aspetta, se l'over è su Zoe, vuol dire Pantheon che Talia top. È in giungla. Sì, Pantheon top, Talia in giungla. Oppure Talia per Caps, in corsia inferiore. Possibile, arrivate a questo punto, ma ti manca del danno fisico, devi cominciare a fare i conti con quello. Pantheon ne ha di danno fisico, non è danno sostenuto dalla gittata. Sono d'accordo. E infatti vai ora di Irelia. No, ok. Jhin. Bard no. No. Gnar. Ok. Gnar è un'ottima lane contro Set. E infatti viene selezionato. E questo vuol dire che o Zoe o Talia saranno sulla corsia inferiore. Immagino Pantheon in giungla e Talia Thresh sulla corsia inferiore a questo punto, con Zoe in corsia centrale. È la scelta più sensata in assoluto.
I G2 hanno deciso di curvare, di sterzare seguendo quello che è il loro spirito. Se hai messo un midlaner in bot lane, gioca un midlaner in bot lane. Ma quello è Kennen. Quello è set mid per Jhenax e Kennen top contro Gnar. Kennen è un antico counter di Gnar. Muscoli in mid lane, Yordle in top lane, roba strana in bot lane. Ah, che draft piccanti questa 10.4 in Europa. Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo quel Kennen top lane come flex. Ok, Kennen è una bella scelta. È interessante, ma è molto rischiosa. Il fatto è che stai giocando una counter lane. Kennen rende la vita di Gnar molto difficile. L'inserimento a livello di teamfight è enorme. Aggiungi Kennen di fianco a Xayah Rakan. Quindi immagina una toccata e fuga che fa quasi da cane da pastore per giocare intorno poi alla tempesta elettrificata. Mi piace molto questa draft degli SK. Voglio vedergliela giocare al pieno. Vediamo un po' se andrà a funzionare contro questi G2. Sono proprio curioso. Una draft molto diversa dalle precedenti. Sì, anche perché comunque non stiamo giocando con tiratori convenzionali. E guardali. La stanno prendendo molto sul personale, orgogliosi di essere ripresi dalla telecamera. Ti stavo dicendo comunque, sì, non avere una DC convenzionale. Finalmente Caps vive secondo le aspettative e ci presenta dei maghi bot. Vedremo come se la caverà, perché non è Syndra, ma è Thalia. Di fianco a un Pantheon. Thalia devi metterla in qualche modo in una composizione con Pantheon e decidi di inserirla in corsia inferiore. Jankos punterà gli occhi su quel lato di mappa e se lo devono aspettare gli SK. Thank you very much, Rickles. I am joined by Grabs now. Siamo qui insieme a Grabs. Ci parlavano del fatto che hai un feticismo verso le brutte draft. È questo che ha portato questa draft? Sì, in realtà sì. Ci sono tanti flex pick, Pantheon, Thalia. Perché date tanta priorità ai flex pick? Perché è divertente. Un'intervista molto rivelatoria. Beh, divertente. Hai un feticismo per le brutte draft? Sì, perché lo fai? È divertente. lo adoro tantissimo. It's fast, it's fun, it's G2. Oddio. Quella corsia inferiore, infatti guarda Kraushot che cosa ha preso come runa. Beh, ne hai bisogno, se vieni colpito anche solo da un uncino rischi di passare il peggiore dei quarti d'ora, neanche un brutto quarto d'ora. Comunque, andiamo a vedere le impostazioni iniziali. Per Jankos abbiamo Talismano del Cacciatore, quindi sarà uno start dai lupi da parte sua. Vuole andare a negare la visione. E parlando di negare visione, Caps e Mikix vanno a disturbare l'assalto alla sentinella di quarzo. Si assicurano che la duo lane sia lì, si assicurano che lo start sia da quel lato di mappa e vanno anche a prendere priorità in corsia e vanno subito a farmare, zonando anche aggressivamente Xayah Rakan. Questa è un'imposizione in fase di corsia molto netta da parte loro. Costa un minion a Caps. Però mancati tutti e tre i minion corpo a corpo da parte di Xayah sulla prima rotazione. E questo è già un ottimo inizio per i G2. Molto molto aggressivi fin dai primi livelli. Si rendono conto che è l'unico modo di giocare in maniera efficace contro gli SK. Tieni sotto controllo la corsia inferiore. Mikix non ha ancora utilizzato... Eccolo qua, finalmente lo utilizza la prima carica. No, l'aveva utilizzato sul primo minion. Sì, appena... Allora perché ne ha due? Perché l'aveva utilizzato proprio appena arrivato in corsia. E adesso ha utilizzato il secondo. Cosa ti perplime? Sul timing, poco importa. Okay. Livello 2 ottenuto da parte di G2. Questo è l'unico scopo per la quale stai giocando in questa maniera. Vuoi zonare totalmente i tuoi avversari. Vedere Thalia a 10 minion contro il singolo di Xayah preso dalla distanza con la Q fa ben intendere. Abbiamo anche Jankos in invasione. Addirittura a livello 3 questo potrebbe essere un dive da parte dei G2. E vanno ad allontanare dall'esperienza stessa la bottom lane degli SK. Che trattamento tremendo. Oh, sarà molto divertente per Crownshot essere inutile per i primi 25 minuti di partita. 25 no, però diciamo che da parte dei G... Guarda Jankos. Ok, ho detto che avrebbe avuto priorità sulla corsia inferiore, ma non mi aspettavo questo livello di cattiveria da parte loro. Crownshot ha trovato adesso il livello 2. E limite ancora al livello 1.
Giallo 2 ottenuto anche per lui. Sejuani finalmente spottata. E adesso Caps continua con la Russ durante l'assedio alla struttura. 19 a 9 il farm su quella corsia inferiore. Quanto ti ha dato quell'invasione di Jankos? Jankos che adesso potrebbe anche andare a disturbare Genax. Sprecati i pugni nelle mani, redenzione bilanciatissima. Arriva qua l'utilizzo, immediata parte dello stun. Genax, tanti danni in entrata subiti. Un ultimo colpo di lancio e sarà primo sangue per Jankos. Bel knock-up trovato da parte di Limit, che va a zonare dalla lanterna. E qua rischia grosso però. Arriverà la spazzata? No, semplice autoattacco. Caps ha perso tanti HP da questo trade. L'attacco base di Mikix va a far proccare il sorvegliante di Limit. Trick si sta spostando però su quel quadrante e non è stato spottato. Rischiano. No, rischiano grossissimo. Mikix qua potrebbe essere isolato. Arriverà il Seismic Shot per spingere via l'avversario. Trick, bello il knock-up, ma arriverà la kill di Vendetta ai danni di Thresh. Non ha flashato Mikix. Non so bene perché. Brutta scelta. Kill di ritorno finisce nelle mani di Sejuani in giungla. Dall'altro lato il primo sangue è stato raccolto da Jankos sulla corsia centrale. Ma è un counter matchup in top lane. Vediamo Wunder come viene counterato. 36 minion a 25. Ti dicevo, Kennen è uno dei migliori. Cosa sta succedendo in top lane? Guardiamo il replay. Non lo sappiamo perché la telecamera ancora non ci ha mostrato quegli idilli. In corsia centrale invece devo ammettere che è stato abbastanza monodimensionale il trade da parte dei G2, e sono stati bravissimi ad inserirsi appena hanno visto Set utilizzare i pugni nelle mani per il wave clear. Davvero davvero bravi. Qui criminali invece i G2, perché overestendere in questo modo, forzare questi trade al limite della barra degli HP nella più totale assenza di visione profonda e senza lumi sul fiume, questo è stato brutto parecchio da parte loro. Già, un vero peccato, perché vuol dire che hai regalato risorse, hai permesso a quella Xayah di ritornare in pari a livello di farm. E adesso Talia, tutto quel lavoro che ha fatto inizialmente, a vuoto. Sì, molto è stato vanificato a compensare i piccoli minion di differenza, c'è l'assist. E in questo devi comunque considerare che Xayah avrà delle tempistiche molto diverse presi i primi oggetti. A Xayah a un certo punto smetteranno di servire le abilità per farmare in quella corsia, cosa che Talia non può vantare. Nel frattempo in corsia centrale mantiene la pressione alta, Perks continua a zonare Genax, un pochino in difficoltà ma niente esagerato. Trick di nuovo su questa corsia inferiore, vicino, pericoloso, tutto dipende ancora una volta dalle esecuzioni iniziali. Guardiano attivato. Però Jankos fa di nuovo capolino nella metà campo avversaria. Trick a svantaggio di livelli da parte sua e anche le statistiche. Lucino, bella spazzata, purtroppo va a vuoto il Seismic Shock, c'è anche Perks. E qua rischiano grosso i membri di SK. Limit in primis, bella la bolla della nanna, i danni di Rakan, arriva subito la cura. C'è presente anche Trick, quindi G2 decidono di battere in ritirata. Si portano a casa una guarigione da parte di Limit per un semplice roaming da parte di Perks. Vittoria per quanto riguarda i cooldown che vai a scambiare. Sejuani è là presente in botlane per provare a impostare il push. Tutti presenti G2, sarà Trick il primo a essere aggredito. Intanto hanno accappato Mikix, arriva il teletrasporto da parte di Set sulla corsia inferiore. Genax all'inseguimento, ha la suprema disponibile. Alla fine una lancia dalla distanza, Jankos, di danno ne fa tantissimo. Bolla della nana che va a segno, vai ad addormentare questa Sejuani. Jankos rischia grosso adesso. Tanto danno in entrata, deve stare attenta. Arriva la suprema di Set su tre persone. Il danno è colossale. Genax per un soffio non trova la kill. Alla fine Crownshot riuscirà a vendicarsi. Perks cerca la bolla dalla distanza. No, sarà una semplice Paddle Star. Bolla che va a segno su Rakan, ma che fugge via. Crownshot è seguito e Perks trova l'uccisione. Per un soffio, ma la trova. Che azione disordinata da ambo i lati. Full fiesta, questa è stata una full fiesta sulla corsia inferiore. Ne escono alla pari alla fine i due team, se consideriamo che la differenza monetaria è imposta da altro e non dalle uccisioni. Che caos! Davvero. Rivediamo il tutto, perché arrivano dal fianco i G2, ingaggiano su Sejuani, ma Trick va lateralmente per la corsia. L'uncino da parte di Thresh è completamente a vuoto. Caps cerca di fare front to back, non ha mana per continuare a giocare. Jankos trova una bella lancia dalla distanza sul Limit e Perks si impone con la bolla della nanna che connette su Sejuani, ma altro non fa che zonarla per pochissimo tempo. Non riescono neanche a trovare il proc, la detonazione del stato di addormentamento per i danni extra.
Genax, molto bella la Suprema da parte sua e belli anche i pugni nelle mani. Basso in salute Mikix è ormai fuori dalle equazioni e Jankos si espone per tirare un colpo di lancia. Sapeva che ormai comunque Xayah avrebbe trovato il range per ucciderlo, cerca un po' di trade back. Tornano sulla corsia inferiore, questa partita sarà molto bizzarra da vedere. Oh, bolla della nanna che purtroppo non trapassa il muro e di conseguenza non va all'inseguimento degli SK. Un vero peccato, doppio lume di controllo piazzato e questo non va bene. Infatti Mikix ne va a ripiazzare subito un altro. Viene stunnato a Limit, spostato attraverso il muro ed eliminato di conseguenza. Oh, la top lane esiste! Wonder, sì, riesce a ricordare a tutti quanti che la top lane esiste e forse ricorda anche che questo Kennen una volta era un counter, forse in un altro universo. Guarda l'itemizzazione, gambale di Mercurio contro Mietitore. Kennen va bene contro Gnar, ma non con quegli oggetti. No, assolutamente, devi andare per una itemizzazione AP. E poi, voglio dire, adesso finalmente hai un revolver Hextech, però... un cino che non va... Sì, ma tricca la Suprema. Infatti andranno in contro-ingaggio immediato. Arriva il teletrasporto da parte di Kennen. Vogliono andare per il fight. Potrebbe cercare di seguimento. Trick trova rallentamento dei danni di Mikix, che sarà costretto a battersi in ritirata. Muro a tessitrice per salvare il compagno! Bellissimo da parte di Caps quel muro. E Sacra in tutto questo ha usato il teletrasporto per unirsi al fight. Non aveva neanche la Suprema, quindi mi chiedo davvero quel teletrasporto che cosa volesse cercare. Minacciarli correndogli in faccia. Tipo usare in faccia agli avversari con Kennen per asserire dominazione. Già lo fa quando corre. Trova la bolla della nanna, però alla fine c'è l'entrata trionfale difensiva da parte di Rakan. Perks ha raccolto un GLP, lo usa per un po' di danno su Genax, che verrà velocemente rigenerato dalla sua rigenerazione salute. Corsia inferiore che si sposta in bot lane, il drago oceanico in singola copia non è un obiettivo così intrigante e i G2 con calma e nel tempo stanno ottenendo un vantaggio di 2000 unità d'oro. Poi c'è da vedere per bene le azioni singole per capire come, perché è stata una partita finora veramente caotica. I G2 vivono nel caos e hanno sempre proliferato nel caos, quindi finché la partita continua ad essere così è la loro partita. Ma Caps rischia tanto. Davvero? Eh sì, perché c'è Limit lì presente, arriva una coppia di lame che subito si sposta lateralmente Caps ed evita il lockdown grazie a incantarami in conseguenza. Vedere Wunder che sta zonando Sacre. Qua arriva anche la Suprema di Pantheon. E dai, purtroppo mi sa che non andrà poi troppo bene. Deve stare attento Jankos. Alza lo scudo all'ultimo istante. Un ultimo attacco di Wunder basterà. E Wunder muore. Oh sì, Wunder morto. Rip. Shutdown trovato. Questa partita. Questa partita è veramente strana. Corsia superiore. Sono in tre. 3 contro 2, ma gli SK devono tenere conto del fatto che c'è una lanterna di trash e Caps può comunque andare a infastidirli nel caso di un tentativo di ingaggio. Il fatto che Kennen stia perdendo i 30 minion da Gnar mi lascia piuttosto allibito, sarò sincero. È vero, Gnar, già anche solo il fatto che abbia itemizzato verso i gambari di Mercurio e la daga extra nel suo inventario, se non la rivende è speranza perduta. Chi usa quella... le side lane, quella bolla. Wow, Perks. Ok, cecchino. Non è successo niente, ma era veramente bella da vedere quella bolla. Limit livello 6 ottenuto e quindi ha il potenziale di all-in. C'è anche Trick lì presente. Sejuani, quel muro non puoi attraversarlo di assalto artico. Ti prego, l'ho già visto due volte in competitivo quest'anno. Non farlo anche tu. Caps nel frattempo continua a pulire ondata dopo ondata. Vantaggio in farm ancora da parte sua nei confronti della duo lane nemica. Trick sta investendo tanto, è stato anche spottato. Oh no. Beccato. Sanno perfettamente dov'è. Ah. C'è Jankos lì pronto. Scacchi. Per ingaggiare. Stanno davvero giocando a scacchi. Stanno provando a baitare per vedere se ci cascano. Lancia di Pantheon, nemmeno il danno in entrata. Lo sanno Trick, maledizione. È un po' ovvio dopo un po'. Arriva la spazzata, arriva l'uncino. C'è il teletrasporto da parte di Gnar, perché andranno alla ricerca del fight. Alla fine cade. Alla fine è caduto Caps per mano di Trick, tra l'altro. E quel flash oh, questo ha fatto male. Wunder in avanti, aggressivo. Ma Crown Shot, grazie alla K della nuvola, riesce a trovare. Guarda Perks. Niente. Vuoto. Grazie alla K della nuvola, Crownshot riesce a trovare la velocità di movimento post-flash e questo gli permette di portarsi in salvo. Nel frattempo Mikix, con la sentenza di morte, ha spostato un minion da Perks, impedendogli attivamente di farmarlo. E Sacre sta riuscendo a trovare placcatura in solitaria sulla corsia inferiore. Wunder in top lane è arrivato di teletrasporto e quindi anche questa è un'azione in cui uno dei due top laner investe la sua risorsa totalmente a vuoto.
Sì, diciamo che in questa partita di risorse a vuoto ne sono state lanciate un bel po'. È una partita bizzarra da questo punto di vista. Tutti stanno provando a impostare iperaggressivamente azioni. I G2 ne stanno sì uscendo vittoriosi, ma con quella che è una partita tutt'altro che pulita da parte loro. Già. Niankos è spottato mentre si faceva questo messaggero della Landa. Non va a correre rischi, se ne va immediatamente e cerca di muovere la visione avversaria per provare a riapprocciarsi a questo obiettivo. Iankos, penso che nel tilt generale di questo periodo dei G2 sia comunque il giocatore stabilmente più solido, anche nei momenti no. Golla della Landa, stonks Genax. Ciaone. Genax va a utilizzare immediatamente poi i pugni nelle mani per cercare un po' di trade back, ma contro Zoe non è facile. X flash attraverso il muro, Limit potrebbe subire l'ingaggio, invece no. Subito entrata trionfale difensiva. Trick è di nuovo top, arriva la Suprema di Pantheon, cerca l'all-in, teletrasporto da parte di Set per unirsi al fight. Bella la lanterna di Mikix. Bel save, c'è anche Sacre. Trick sta passando tanto di quel tempo in quel balconcino della corsia superiore. Mi chiedo a cosa sia affacciato quel balconcino, perché deve avere veramente un panorama meraviglioso per giustificare tutto quel tempo da parte di un jungler lì. Lo sappiamo perfettamente a cosa serve. Per adesso Caps va a pulire, ma cercano l'ingaggio. Ingaggio, flash difensivo da parte di Mikix, preventivo, non voleva correre rischi. Non voleva soprattutto che Caps corresse rischi. Perks ha raccolto un teletrasporto, quello utilizzato da parte di Genax, mentre lui e Wunder trovano il primo mattone in due sulla corsia centrale. Cosa sta succedendo? Bianco adesso va all'ingaggio nei confronti di Trick, arriva una tessitrice, purtroppo un po' corto, un vero peccato, teletrasporto utilizzato per mano di Perks, adesso all'inseguimento utilizzerà la lanterna, nemmeno la va a usare. Wunder pronta a cercare l'ingaggio, Iankos cerca la linea, i danni di Limit, la Suprema di Kennen su più persone, Caps è esposto un po' troppo e alla fine Iankos continua a sopravvivere, sembrerebbe va a schivare lo shuriken di Kennen, nel frattempo Wunder abbatte Genax. Wunder c'è... Sta giocando veramente bene questo Gnarr. Adesso vediamo Perks con un flash rubato col furto di incantesimi. Molto di più, ma per provare a salvarsi. Crown Shot ce la farà a sopravvivere? Proprio no, perché Wunder non ce la fa. È stufo di perdere a giocare al League of Legends. Arriva l'uncino da parte di Mikix, un vuoto. E invece niente, sarà double kill per Wunder. In verità una tripla, visto che è andato a uccidere istanti prima Genax. Wunder è tornato a giocare al League of Legends. Sacre rischia qui, Rischia grosso. Sleppa! Che sleppa cosmica con Caps che semplicemente comincia la raffica filettata ed è già morto. E non dico ironicamente, Wunder è tornato a giocare a League of Legends. Quell'uomo spammava qualsiasi altro gioco piuttosto che League of Legends. Iankos, qui vediamo l'inserimento su Trick che ha dato il via a questa azione rocambolesca, stordito dal permafrost di Sejuani, ma quello stordimento costa il proc della scossa di assestamento. Questo è importante. Intanto Wunder sul fianco che si trova contro Genax, non lo definiamo uno contro uno perché poi c'è anche Perks a metterci lo zampino, raccoglie flash dopo flash e questo è stato importante perché ha permesso Perks di giocare tre angoli diversi dello stesso fight. Qui si porta a separare Crownshot e Trick e con questa bolla per andare a zonare Crownshot lo vanno a indirizzare nelle mani di Wunder che la stitta con un semplice hop offensivo. Vanno per il drago i membri degli SK. Il drago dell'oceano in singola copia non è così pesante da gestire ed è... abbiamo visto entrambi i team ignorare questo drago fino ad ora. Non c'era altro da fare e l'hanno conquistato di conseguenza. Drago della montagna è il secondo, quindi possibile land infernale o possibile land della nuvola. Spero in quella della nuvola. Stanno correndo tanto, fateli correre ancora di più. Sacre sta avendo veramente una brutta partita. Oh, mi dispiace per lui perché qua verrà abbandonato a se stesso. Wunder si tanca di faccia la struttura e Perks continua a danneggiarlo liberamente. Altro che speranza perduta, lama del re rovina per Wunder. E il Gnarr da super sidelane, che già comunque grazie a quello che è il potenziamento rosso disponibile sta rigenerando un bel po' di HP dalla sua. Due torri per i G2, Genax in solitaria sulla corsia inferiore, corsia totalmente ignorata dai G2. Non ne hanno bisogno quando possono conquistare la torre top, la torre mid e tutta la mappa. Iankos è ancora forte del messaggero della Landa, non va a utilizzare questa risorsa. Vuole usarla per la torre dell'inimitore mid. Perks nel frattempo si assicura che gli avversari non abbiano vita facile nel tornare in base. No, neanche lì, continua a mantenere il messaggero per adesso. Sarà richiamo base potenziato per lui, mentre Wunder in solitaria su una corsia che è stata sua già dai primi minuti sta staccando di 40 minion sacre. Meno male che era un counter matchup. Sulla carta. Assurda sta cosa. Mobafire ha detto che era un rate positivo.
E Perks nel frattempo inizia a tirare giù anche dei bei danni, oh, ma la purificazione istantanea! Oh mamma! Quello è stato veramente un bel Captain Jack da parte di Perks. Pulitissimo! Wow! E ogni volta che lo fai rischi grosso quando provi a fare il Captain Jack. Va per l'ingaggio nei confronti di Sacre. Stun, full combo, Wunder di danni ne ha quanti ne vuole. Però adesso si trasforma in forma mini. Proverà a kaitare. Dovrebbe anche riuscirci senza troppi problemi grazie c'è all'iperattività. C'è crown shot però. Intanto crolla la torre rallentato in corsia inferiore. E prima viene conquistata la torre bot. Wunder adesso potrebbe subire il flash. No. Molte piume. No. Gli lancia. Oh, c'è Genax. Oh, no, ma dai! Quante persone top solo per Wunder? Questo è un grave errore da parte degli SK. Sì. È tunnel vision totale questo. E c'è ancora messaggero da utilizzare in quella bot lane. E infatti la testata viene utilizzata. Sì, top lane cadrà. Ma che ti importa quando hai un messaggero che sta per colpire la torre dell'inibitore a 19 minuti? E oh! Easy peasy. Inibitore scoperto? In 3. Due. Stanno faticando un pochettino. Comunque Stonks vogliono contestare, ma non importa. Sarà demolire da parte di Thresh e sarà inibitore. Forse addirittura crollerà l'inibitore con Genax sì, non pervenuto. Non ha neanche il teletrasporto per unirsi ai compagni di squadra. Perché Genax continua a giocare di sidelane quando il suo team ha bisogno di lui? Trick trova l'ingaggio. Perex è bella la purificazione. Flash difensivo. Riesce a salvarsi. Inibitore nel frattempo abbattuto. Ball run a vuoto. I G2 stanno giocando così bene oggi. E gli SK stanno giocando così male perché da un lato è vero, i G2 stanno facendo una bella partita, ma sono molto di più le azioni individuali a farli brillare. Il macro dei G2 è stato sporco già dai primi momenti. Gli SK dall'altro lato invece stanno giocando una partita così discutibile che non importa che cosa i G2 vadano a sbagliare, non vengono mai puniti per questo. Richiamo base e adesso tutti a casa. Vogliono resettare, vogliono tenere un po' di oggetti nei loro inventari G2. Jankos scorpacciata dei frutti mielosi, ne lascia uno per strada perché era un po' pieno e vuole tenersi leggero. Zoya, un Rabadon sì, a 20 minuti. Rabadon, Eco di Luden e Stivali di Penetrazione Magica, 2-0-7 la Zoya di Perks con 172 minion, non tantissimi, ma ovviamente il continuo susseguirsi di azioni all'interno della mappa ha un po' rallentato la possibilità di farmare da parte di tutti. E immaginati, nella prossima patch le placcature tornano a dare 160 gold. Già. Che bello. Evviva. E prenderanno più danno dai campioni corpo a corpo. E quella è la cosa che mi lascia perplesso. Nel frattempo non riescono a interrompere il richiamo base di Limit. Avrebbe rischiato. E non poco. Sacre purtroppo con questo Kennen costretto costantemente a fuggire via appena vede un singolo avversario. Ormai la differenza è troppa. Anche una Talia lo spaventa. Trick nel frattempo non riesce a imporsi su quella sideline. Nonostante sia 3-2-1 quella Sejuani, è stata così anonima. Ha passato così tanto tempo sulla corsia superiore da non riuscire a far succedere niente sulla mappa. Gola della nanna che va a vuoto. Gnar forma mega. Cercheranno la sedia teletrasporto alle spalle da parte di Seth. Vuole cercare un ingaggio. Ah! Akane è stato cancellato dall'esistenza suprema da parte di Sejuani. Blocca Mikix. Vanno a isolare Caps. Si trova, si salva con la lanterna. Pantheon va per lo stun. Subito alza lo scudo per proteggersi dai suoi avversari. Lancia dalla distanza. Tumulto di piume di crown shot difensivo che lo va a salvare. Uncino di Thresh a vuoto. E ora vanno per la sedia della struttura stessa. Torre dell'inibitore abbattuta? Non importa. È l'inibitore il loro obiettivo. Il focus dei G2. E questo lo otterranno senza troppi problemi. Bello, uncino di Mikix, bella subito l'utilizzo del Seismic Shove di Talia che porta nelle braccia dei propri compagni Genax e la sua inesistenza all'interno di questa partita. Beh, ha split pushato almeno ed è una cosa che lui può vantare a differenza di Trick e Sacre che per adesso sono in fase di negative gaming per gli SK. Inibitori sulle sideline crollati, siamo all'interno della base degli SK e siamo al 22esimo minuto. Doppio super minion, l'ondata è gigantesca e il wave clear non è tanto per gli SK. G2 potrebbero puntare alla chiusura, cercano, ci prova Trick. Ingaggio gli SK, provano la toccata e fuga, purtroppo totalmente a vuoto. Jankos trova lo stun ai danni di Trick, costretto a presto difensivo. Jankos alza lo scudo, si salva per un soffio. Wunder continua a provare a fare DPS dalla distanza. Zoe con la Rass, con questa Q. Nel frattempo la torre mid stava cadendo per mano dei minion stessi, cioè nemmeno c'era il push dei G2. Adesso è impostata e adesso ottenuto. Stiamo davvero assistendo a 3 inibitori aperti a 23 minuti?
E Belloncino ai danni di Genax, spinto all'interno del Seismic Shock, Supreme Sejuani, capto, bella la purificazione istantaneamente usata. Wunder va in forma mega, va a spingere Trick contro il muro, trascinato all'interno del proprio team a causa dell'uncino di Thresh. E guarda i G2 che tornano finalmente a performare, 23 minuti, 3 inibitori. Li stanno devastando, questo è brutale. Questo è veramente brutale da vedere, ma per fortuna siamo in seconda serata e quindi possiamo mostrarvelo. Una gold lead di 8300 unità a favore per i G2 che si trovano 15-5. Draghi elementali è l'unica cosa che li vede in svantaggio, però... Prima di set, cercherà il controingaggio, bella, la toccata in fuga da parte della canna, in knock-up fantastico, Crouch comincia a fare di piezze, Janko sei secondo a cadere, Wunder ancora al in mezzo del fight, shutdown trovate, è un shutdown importante. Wunder ora in forma mega finalmente, ma guarda in base... Vorrei farti notare il fatto che ci sono quattro super minion in base ad attaccare le strutture del Nexus. Beh, consideriamo che gli SK non hanno più una base, quindi nonostante siano riusciti a trovare un buon contropiede grazie a un inserimento splendido da parte di Genax con la Suprema e la combinazione di controlli con Sejuani, questo non è bastato. Perks torna in base e quindi... Migix di nuovo largo con l'uncino, ma lì è stata più una schivata di Genax che una mancanza da parte sua. Sacre, bella tempesta elettrificata per andare a zona degli avversari, Wunder inoltre stordito, trova la forma mega e riesce a portarsi in salvo. Adesso è una semplice questione di andare ad accompagnare le ondate fino in fondo per i G2, perché non hanno un potenziale d'assedio così colossale da potersi permettere di finire la partita ora. Ah, inibitore che respawna in bot lane, niente più doppi super minion. Beh, basta andarlo a prendere, quindi la gold lead è abbastanza massiccia. 6.000 unità, così. Suprema di Pantheon voleva trovare Rakan fuori posizione, limit, toccate fuga. Mikix troverà l'uncino, fantastico nei suoi confronti, trovato fuori posizione, si salva grazie al salto sulla mata. Arriva l'ingaggio Ignar, controingaggio perfetto di Genax, ottima azione difensiva. G2 riotterranno presto questo inibitore in bot lane, giusto per essere sicuri, forse nemmeno necessario. Vanno per l'uncino, a vuoto. Bolla della nana da distanza, Pantheon si lancia in avanti, Suprema di Ferdiken, cancellato, gestito facilmente per mano della Zoe di Perks. E ora l'inseguimento, Limit e Genax isolati e abbattuti, Crownshot e Trick all'interno della fontana, non c'è via di fuga e non c'è via di scampo. Questi SK non serve nemmeno un drago per batterli. Non serve nemmeno un tiratore, non serve nemmeno il macro game, G2 semplicemente vincono questa partita. Si divertono un pochettino, muore in base Mikix giusto per glorificare il KDA avversario e più che altro sincronizzare il proprio con quello di Caps. G2 vittoria, vittoria veloce, vittoria sporca, ma comunque una vittoria. Allora, Grubbs l'ha detto, perché lo fate? Perché è divertente, ed effettivamente da guardare è stato divertente, ma dovrò guardare il replay per trovare del League of Legends in questa partita. Ah, perché stavano giocando a League of Legends, pensavo fosse una Naram. Era una partita molto caotica già dai primi minuti, abbiamo visto i G2 impostare quel interessante macro, all'inizio era proprio interessante come hanno proposto nei confronti della duo lane avversaria, posizionamento iperaggressivo di Thresh e Talia con invasione a livello 3 da parte di Pantheon per minacciare il dive. Pantheon è uno di quei campioni che, potendo negare il danno della struttura stessa, è facile per Pantheon minacciare già dai primi livelli, un po' come Elise. Da lì poi la corsia inferiore degli SK si è trovata molto in difficoltà e gli SK hanno provato a recuperare il vantaggio giocando sulla mappa. Il problema è che il loro vantaggio non era dato semplicemente dal fatto che ci fosse quel push sulla corsia inferiore, era dato proprio da un'inferiorità di resa a livello meccanico. Kennen, molto bello l'inserimento in draft, ti ripeto, è... Sacre è un giocatore al quale abbiamo visto giocare Kennen nei suoi match d'esordio lo scorso anno e nei match d'esordio è stato anche un buon Kennen. Sacre però si è veramente tanto assopito da allora e il fatto che tu perda così aggressivamente la corsia contro Gnar come Kennen è un demerito del giocatore, non è una problematica della draft. Sì, no, ci scherzavamo sopra durante quello che è stata la partita perché volevamo un po' sdrammatizzare. Tendenzialmente quel matchup è totalmente a favore di Kennen. Purtroppo Sacre è stato cancellato dall'esistenza a livello proprio di mappa. Lui non poteva fare nulla. Ogni volta che provava a fare qualcosa veniva punito per mano di Wunder da solo inizialmente. E poi Wunder ha detto agli amici: ehi ragazzi, possiamo picchiare questo in top lane, venite?
Per il resto è stato poi un continuo ruotare su ruotare da parte dei G2, il che ha fatto sembrare la partita molto caotica, perché si è distaccata totalmente a livello macroscopico da quelle che sono le convenzioni di League of Legends stesso. Già. Ma è stata non di meno una vittoria convincente. Voglio dire, eravamo a 23 minuti con l'intera base nemica a pezzi, nessun inibitore in piedi a 23 minuti e la partita poi chiusa al 26esimo. Quindi non la si può definire una partita sofferta per i G2. È stata una partita sporca, ma molto schiacciante. 21.100 danni da parte della Caps di Perks. Sì, da Zoe di Perks. Della Zoe, e ormai l'identifico come tale. Da parte della Zoe di Perks, questo match mi ha davvero fritto il cervello. Non garantisco la mia sanità mentale. Vedere 19.200 danni da parte di quello Gnar è qualcosa di più incredibile. Ricordiamo però la build. Quello è uno Gnar che dopo la prima resistenza magica per vincere la fase di corsia è andato sulla lama del Re in rovina, post Mannaia Oscura. Quindi era un Gnar con un'itemizzazione aggressiva da sidelane, praticamente quasi un tiratore in grado di trasformarsi in Hulk. E la resa c'era, la resa è stata ottima. Lato SK penso che di nuovo ci tocchi parlare negativamente di Trick, perché tutto quel tempo passato sulla corsia superiore con la sua Sejuani per cercare di impostare dal balcone della top lane verso Talia e Thresh, considerando che comunque Thresh è stato giocato, sì, ha mancato una marea di uncini, ma il posizionamento di Thresh è stato chiave. Prendiamo un esempio: quando hanno cercato il controingaggio e Thresh ha istantaneamente flashato all'indietro, è perché Thresh sapeva che in situazione di pericolo il suo unico scopo era fare da passaggio oscuro per Caps. In questo Mix è stato molto bravo e non potevi far passare tutto quel tempo al tuo jungler per cercare di aggredire una corsia che aveva così tanti metodi per prendere tempo e un team che si muove così bene sulla mappa. È stata una partita... Allora, normalmente io chiuderei questa partita dicendo gli SK hanno tanti compiti a casa da fare, ma quante volte lo stiamo dicendo in questo campionato? Quante volte ci siamo trovati a dire gli SK hanno degli arretrati? E ormai arretrato su arretrato sembra che non stiano facendo compiti a casa, che continuino ad arrivare lì, mettersi qua, braccia incrociate, boh, giochiamo a League of Legends, vediamo che succede. E succede una volta, succede due, succede tre, alla quarta hai poche speranze per questo roster. Vedremo, vedremo, anche perché comunque c'è sempre spazio per demolire e ricostruire. Sappiamo che in Europa quello che non funziona facilmente viene aggiustato ed è stato già così in passato. Rogue, il primo split dei Rogue era la free win della settimana. Sconfitti della giornata i Misfits stessi, purtroppo, perché sono gli unici che perdono lo status di pareggio, perché purtroppo gli unici impegnati in deficit in uno scontro diretto. Quindi vediamo alla fine della giornata Fnatic G2 Origin sulla vetta dell'Europa e tutti gli altri ancora un match, due match di distacco che vedono come districare.